Rispetto alla sconfitta con il Vasto Girardi, buonasera e auguri anche da parte mia per il suo compleanno. Ha visto comunque dei progressi, nonostante che sicuramente sono state due gare, come mi aveva anticipato anche poc'anzi, molto diverse. Ha visto dei passi in avanti, perché col Vasto Girardi sembrerebbe che il secondo tempo siete stati un po' opachi. Ma sicuramente sono due partite diverse, sia per gli episodi che oggi è successo a inizio primo tempo, quindi c'era anche la possibilità di, visto che avevano sbagliato anche rigore, magari di reagire subito e di portarla a casa in maniera diversa, però c'è da dire che l'episodio negativo ci ha fatto rimanere in 10, quindi c'era una difficoltà maggiore dove naturalmente i sacrifici, le corse si raddoppiavano, perché giustamente nel momento in cui siamo rimasti in 10 il Porto d'Ascoli ha alzato un po' la squadra e quindi ci veniva a prendere un po' più alti. Per quanto riguarda il paragone con la partita di Vasto Girardi, a Vasto Girardi la squadra è partita molto bene, ha avuto un approccio importante, ha avuto le occasioni il primo tempo e poi l'episodio negativo è successo al 20esimo, quindi c'era poco tempo di reazione per cercare di pareggiare o di portare a casa qualcosa. Poi nel momento in cui abbiamo attaccato abbiamo avuto due o tre occasioni a Vasto Girardi, abbiamo preso il secondo gol in contropiede, quindi lì diciamo si è messa un po' più in salita. Oggi devo dire che la squadra ha reagito subito a un episodio molto negativo, il portiere ha fatto una bella parata a Sob, poi c'è stato il gol annullato che, ripeto, non sto qui a discutere, però insomma è anche difficile calcolare se era fuori gioco o meno. E nel secondo tempo abbiamo provato in tutti i modi di cercare di fare gol e pareggiare la partita, non abbiamo subito quasi niente, però è stata giustamente messa in campo la squadra del Porto d'Ascoli per chiudersi e poi ripartire, quindi sarà gestita da loro nel migliore dei modi, secondo me. A questo punto della stagione siete sempre in lotta per i play-off, però è un girone molto particolare, forse unico nella storia della Serie D, con una forbice piccola tra zona play-off e zona play-out. Al di là di come andrà, l'obiettivo minimo rimane sempre quello della salvezza e siete comunque a buon punto a 5 giorni dalla fine. Bisogna sempre anche guardarsi, per la sua esperienza anche da giocatore, bisogna sempre anche guardarsi dietro? Ma sì, noi valutiamo partita dopo partita, quindi non facciamo tanti calcoli, anche perché io ancora non ho il telefonino in mano, non ho visto neanche gli altri risultati, sono sincero, quindi li vedrò quando salirò in macchina e accenderò il mio telefonino. Si sapeva fin dall'inizio che il girone F è sempre un girone dove non c'è mai una squadra che stravince, non c'è mai magari una squadra madrasso, sono tutte organizzate, negli 11 hanno tutti dei giocatori importanti con valori importanti per questa categoria e si sa che ogni partita fa storia a sé e ogni partita è una partita decisiva per raccogliere punti sia per un obiettivo che per un altro. Naturalmente in questo caso noi cerchiamo di arrivare più in alto possibile, anche perché credo che davanti a tante difficoltà calcistiche, nel senso anche con episodi negativi che stanno succedendo domenica dopo domenica, penso che questi ragazzi meritino veramente un grosso applauso, perché ogni domenica, essendo una squadra giovane, però dimostra di essere all'altezza di tutte le altre che magari hanno qualcosa nei singoli più di noi. Considerando il recupero di mercoledì, che sicuramente sarà stato molto dispendioso, oggi finalmente per il Porto d'Ascoli è arrivata una vittoria in trasferta che si faceva attendere dal 5 dicembre. Finalmente, visto che siamo in tema internazionali d'Italia di tennis, è finito il braccino del tennista oggi. Allora, prima di tutto vorrei sottolineare e ringraziare il Fiuggi, il suo allenatore, per la sportività che già vedendo le partite dal vivo, dal video, avevo intuito, ed è stato veramente un piacere venire qui a giocare questa partita contro questa squadra e contro questo allenatore che non conoscevo personalmente. È stato veramente un piacere. Per quanto riguarda il resto, è vero, mancava un girone, la vittoria in trasferta, ma è anche vero che sapevamo che la nostra salvezza, per il calendario che ci attendeva, sarebbe passata per forza di cose
da un ruolino di marcia diverso proprio in trasferta. E il pareggio di Pineto di mercoledì, la vittoria di oggi hanno certificato questo, e la classifica oggi dice che abbiamo 46 punti. Non so se bastano, perché in questo girone l'impressione è che più punti fai più ne servono per salvarsi, però insomma 46 punti sono tanti, tantissimi direi, per la nostra realtà fatta di persone serie, di una società piccola e solida, di anche calciatori che coniugano calcio e lavoro insieme. Ci alleniamo la sera alle 18 e siamo sesti in classifica in questo girone e ce lo teniamo ben stretto quello che abbiamo costruito. Non dico pericoloso, ma questo è un girone particolare dove non so se eravate inquieti di un dato, nonostante, ripeto, un bel pareggio di mercoledì a Pineto. Quanto era inquietante vedere questa piccola forbice tra playoff e playout per una realtà come la vostra, che siete anche neopromossi, magari mi permetta, forse meno esperti di tante altre squadre. Qual è il suo pensiero su questo dato, mister? Il pensiero è che siamo nel girone più assurdo d'Italia e che la Serie D ricordi, perché ieri sera eravamo in hotel a guardare la classifica, ieri sera eravamo dentro i playoff a 5 giornate dalla fine e guardavamo dietro, perché la forbice è chiaramente era ridottissima. E questo è un girone terribile, perché il girone F di Serie D è un girone terribile. Trastevere e Fiuggi, le due laziali, secondo me hanno alzato il livello rispetto a quando c'erano le romagnole, lo hanno reso un girone difficilissimo, fatto di grandi città, di piazze importanti, ed è proprio per questo che il nostro punteggio in classifica, il nostro lavoro, secondo me, ha ancora più valore. Sì, per me ho fatto 4 gol quest'anno, perché oggi ho fatto gol Rossi, che è il secondo, però personalmente sono contento del mio andamento personale, ma la cosa che più conta è che il Porto d'Ascoli da neopromossa, da meteora, si sta veramente confermando una mina vagante, una squadra che a inizio anno il mister ci disse che dovevamo diventare fastidiosi e dare insomma vita dura contro ogni squadra, e penso che a 4 giornate al termine possiamo dire di esserci riusciti. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo goderci queste 4 partite che mancano, insomma facendo quei punti che mancano per poter festeggiare, e poi chissà, sognare è sempre bello. Quindi quanto è importante un giocatore come Spagna in una vostra squadra, lui che riesce a fare quasi reparto da solo, e come cercate di supportarlo al meglio durante la partita? Sì, questo è un gruppo eccezionale, non è retorica, perché noi nel nostro percorso abbiamo purtroppo avuto degli infortuni gravi, abbiamo perso Battista inizio anno con l'infortunio al crociato, abbiamo perso Napolano che è il nostro capitano, il nostro uomo di punta, per fortuna è arrivato Stefano Spagna a dicembre, ci ha dato una grossa mano con caratteristiche diverse, perché lui è un giocatore che gli piace attaccare la profondità, però si è integrato subito nella nostra identità, anche oggi si è sacrificato tantissimo facendo un lavoro in caso di non possesso veramente importante, però ripeto, questo è il coronamento di un gruppo dove tutti quanti si fanno trovare pronti, tutti quanti vanno dalla stessa parte e siamo molto molto contenti.